In questo momento c'è un dato di fatto che ci sono stati tolti 15 punti, giusto? E abbiamo 23 punti e da lì possiamo scappare. Ora, quindi noi bisogna far sì che bisogna raggiungere i 40 punti che sono quella salvezza. Mi viene da ridere, ma è così. Però noi bisogna, prima di tutto, darsi dei mini obiettivi. Qual è il primo obiettivo? Primo è cercare di prendere quello che è al 12° posto e poi andare a scalare in avanti. Perché? Perché riuscendo a fare così, sicuramente vinceremo delle partite, perché per chi ha paccole davanti bisogna vincere delle partite. E questo bisogna assolutamente fare, perché poi ci consente di tenere alta l'attenzione per poi quando giocheremo in Europa League, visto che la Coppa Italia è ad aprile. Domani sarà una partita difficile, ma come sono tutte le partite di campionato, l'importante è affrontarle con il piglio giusto e con atteggiamento da squadra che si mette al pari della Salernitana, anche perché domani, vedendo la classifica, è uno scontro diretto. Loro hanno 21 punti, noi 23, quindi bisogna cercare di rimanerli davanti. E domani è una partita da vincere, perché comunque è tre partite dove in campionato abbiamo fatto solamente un punto. Psicologicamente bisogna stare sempre bene, indipendentemente da questa situazione anomala che è. Non abbiamo altra scelta, è un dato di fatto, quindi sono stati tolti 15 punti a metà campionato, quindi bisogna solamente lavorare.